Grazie dell'iniziativa Jonathan e grazie a tutti voi, così numerosi, non è sempre così, Geranto, per cui fa piacere che ci sia voglia di capire, di discutere, di approfondire. Quindi io come primo intervento ho il compito di inquadrare lo scenario, poi ci siamo divisi ovviamente gli interventi per entrare un po' più nel loro specifico fino alle conclusioni del nostro segretario Mantelli. Allora, l'obiettivo di questa giornata, come le altre, quella importante a Padova, appena ricordata da Jonathan, e quella che stiamo facendo un po' in giro per il Veneto, è quella di fermarci a capire i problemi e a dire a voce alta che ci sono dei problemi nella sanità e nel sociale in Veneto. Perché questo è importante? Perché la narrazione di chi governa questa regione è che ancora è tutto perfetto, che ancora il nostro sistema sociosanitario è una Ferrari, quindi di cosa, come dire, c'è da lamentarsi e perché va tutto bene. Allora, no, noi vogliamo fermarci a capire perché non va tutto bene, che cosa non va tutto bene, fare delle proposte per risolvere i problemi, perché a negare i problemi di solito le cose peggiorano sempre di più e i segnali che ciascuno di voi già ha visto nella realtà sanitaria e sociosanitaria sono molto preoccupanti. Allora, andiamo indietro. Allora, noi davvero avevamo una Ferrari come sistema sociosanitario in Veneto, sanitario e sociosanitario, per due ragioni. La prima perché in Italia, con la riforma del sistema sanitario nazionale del 78 di Tina Anselmi, sono di Castelfranco Veneto, quindi lo dico anche con un orgoglio particolare, è la città di Tina Anselmi, e abbiamo messo le basi concettuali di un servizio sanitario universalistico gratuito, accessibile, pagato con la fiscalità generale, e la fiscalità generale ovviamente in proporzione alle capacità contributive dei cittadini. Senza entrare nei dettagli di questa legge, il Veneto, e Margherita Miotto è stata una dei protagonisti che ha costruito, diciamo, il modello Veneto, ha a sua volta declinato questo impianto generale, partendo già da degli importanti basi che c'erano, però con una già visione molto importante che non solo l'ospedale è importante, ma anche il territorio, anche la parte distrettuale, i servizi distribuiti capillarmente nel territorio, i servizi domiciliari, e con l'integrazione di alcuni ambiti del sociale che sono molto molto vicini alla sanità, ne parlerà ovviamente lei. Quindi noi abbiamo messo in piedi all'interno di un contenitore ampio del sistema sanitario nazionale, ottimo, abbiamo declinato in modo ancora più lungimirante il Veneto e quindi abbiamo costruito una, veramente, la Ferrari dei sistemi sanitari del mondo. Sono venuti a studiare il nostro sistema sanitario. Quindi abbiamo mantenuto la doppia S, no, socio sanitario, e abbiamo, seppur con delle differenze tra una provincia e l'altra, investito molto nella parte territoriale. Allora, sicuramente se noi andiamo indietro di circa 10 anni, con qualche magari difettuccio che si poteva sistemare, la Ferrari era ancora Ferrari. Allora adesso molte persone mi dicono: scusa, ma perché adesso si è tutto scassato? Perché queste liste d'attesa, perché queste difficoltà, perché la fuga dei medici, cioè mi sono voltato un attimo e sta Ferrari non è più una Ferrari. Allora vediamo di capire i punti chiave. Partiamo da 10 anni fa, 2013. Nel 2013 eravamo all'interno di un piano regionale, il piano sociosanitario 2012-2016, che aveva dato una visione in cui bisognava investire tantissimo nel territorio, nei medici di famiglia, di cui parlerà Jonathan, e nei servizi intermedi, quindi ospedali di comunità, servizi di territoriali e unità di territoriali, hospice.
E diciamo sull'onda di questa dichiarazione, nel 2013 hanno emanato le schede ospedaliere che hanno tagliato qualche centinaio di posti letto nel Veneto, nel pubblico, hanno aumentato di qualche decina i posti letto nel privato convenzionato, con la spiegazione che saremmo arrivati per primi in Italia, quindi ad avere raggiunto i 3 posti letto per 1000 abitanti per acuti. E che non c'era problema, perché tanto avremmo rafforzato il territorio, un po' di demagogia a dire, beh, ma se ti puoi curare a casa, non è meglio che andare in ospedale, cioè, dipende cos'ho, questa è la risposta da medico. Sì, se puoi curarmi a casa con la stessa efficacia dell'ospedale, preferisco stare a casa, ma se ho bisogno di un intervento di neurochirurgia, non mi devi trattare a casa, adesso vado all'estero. Quindi, perché dico questo? Perché alla fine, salvo alcuni aggiustamenti, so che anche a Chioggia, insomma, ci sono stati dei movimenti importanti, e a Castelfranco, io sono di Castelfranco anche, però di fatto queste schede sono passate abbastanza serenamente, proprio con la promessa che tanto poi il territorio sarebbe rafforzato. 3 anni dopo è arrivata la legge regionale 19, che è quella che ha raccorpato le USL. Voi siete in una delle 2 province dove sono rimaste 2 USL, in provincia di Venezia voi avete 2 USL, e è stata istituita l'azienda zero, quindi con un accorpamento e accentramento delle acquisizioni, delle spese, dei pagamenti, eccetera. Allora, c'è stato un accentramento di potere, la riassumiamo così, poi magari nel dibattito se volete entriamo nel dettaglio. E all'interno delle ASL, che cosa si è visto poco dopo? Che anziché dire ok, adesso abbiamo chiuso tanti posti letto, abbiamo rifatto un assetto complessivo della sanità veneta, riducendo il numero di USL, accentrando alcuni compiti, soprattutto di gestione personale, acquisizione di beni e servizi all'azienda zero, beh, adesso rafforziamo il territorio come promesso. E invece no, gli indirizzi degli atti aziendali di poco dopo hanno previsto, quindi l'indirizzo della regione, traduciamo per essere capiti, l'indirizzo della regione e i direttori generali per, diciamo, il loro mandato che è iniziato appunto con l'istituzione della nuova legge, diceva tagliate primariati nel territorio, accorpate servizi, e quindi il territorio ha subito, tanto per dire, 100 tagli di primari, di direttori dei servizi territoriali. Quindi uno dice come è stata venduta? Sparmiamo schermo. Perché? Perché se prima c'erano 3 direttori di dipartimento di salute mentale, adesso ne abbiamo 1. Sì, ma i capi non servono solo a prendere un pochino più soldi tra l'altro con primari, perché guadagno 3 volte, perché voglio dire. Non serve, serve a governare la complessità, a risolvere i problemi, a motivare il gruppo, per cui nel territorio che per sua definizione, a differenza dell'ospedale, è spasso, se tu e il tuo capo che dovrebbe guidarti, supportarti, risolverti i problemi, lo vedi una volta al mese, è chiaro che poi c'è demotivazione, fuga, eccetera. In più, la sostituzione del personale è stata pressoché cancellata nel territorio, quindi maternità, pensionamenti, nell'ospedale un pochino, diciamo, di turnover è stato garantito, nel territorio è stato proprio il massacro. Quindi noi siamo arrivati poi con un ulteriore aggiustamento nel 2019 alle ulteriori schede che tra le altre cose hanno chiuso le lungo degenze, unici in Italia, vedendo che tanto avevamo gli ospedali di comunità che fanno cose diverse, che hanno funzioni diverse, che dovevano essere in posti diversi dall'ospedale inizialmente, e quindi con questa narrazione le schede del 19. Quindi siamo arrivati al Covid, che è 2020, mi avvio verso le conclusioni, in cui avevamo già
una sanità tiratissima nei posti letto ospedalieri, il territorio non rafforzato, i medici di medicina generale che, a differenza della promessa fatta che sarebbero tutti dovuti confluire nelle medicine di gruppo integrato, voi a Chioggia ne avete, ma in parte del vostro territorio non ci sono, che quindi con più aiuto da parte del ambito segretariale e di ambito infermieristico, in realtà si è fermata al 20%, un po' più del totale dei medici della regione, quindi la maggior parte dei medici lavora o in gruppi con poco aiuto, oppure addirittura da soli. E quindi siamo arrivati con una sanità già tirata con l'elastico tiratissimo, è arrivato il Covid, è inutile che vi dica che cosa è significato per i servizi sanitari, per la popolazione, l'impatto. E quindi che cosa è successo? Che il Covid ha messo in luce le debolezze, ha messo in luce soprattutto con la seconda ondata, purtroppo in Veneto abbiamo avuto una letalità superiore alla media nazionale e con enormi difficoltà nell'RSA, numerosi morti e un sovraccarico di servizi. E dopo il Covid il personale sanitario ha detto: beh, adesso insomma avrete capito che questi posti letto sono troppo pochi, che il territorio va rafforzato, che la motivazione delle persone passa attraverso anche una scelta inequivocabile di chi fa il caposala, la caposala, il coordinatore infermieristico, il primario, il direttore di un ospedale, il susufino, i direttori generali. Bisogna che noi scegliamo le persone che comandano nella sanità esclusivamente per il merito e la competenza, perché quando c'è stata la tempesta del Covid si è visto chi era lì per merito e competenza e chi era lì per altri motivi. Allora il personale ha detto: adesso abbiamo capito, ci sarà una svolta. E invece non c'è stata nessuna svolta, anzi ci ha detto: bene, siete stanchi, sfiniti, alcuni hanno perso la vita per il Covid, bene, adesso liste d'attesa e quindi niente ferie eccetera. Che cosa succede? Il personale fugge dal pubblico, non ne può più, ma la narrazione che fugge perché nel privato si guadagna di più è una narrazione fuorviante, falsa, perché nel privato si guadagnava di più anche 5 anni fa. E allora improvvisamente tutto il personale sanitario veneto è diventato avido di denaro, perché questa è la narrazione. Adesso si guadagna di più e va via. No, si va via perché le condizioni di lavoro, la valorizzazione del merito, la prospettiva di carriera sana, le proprie legittime voglia di fare il meglio nel pubblico sta venendo meno, e quindi è un altro circolo vizioso che bisogna interrompere. Concludo dicendo che siamo in una situazione poi in cui si è inserito il PNRR, magari Margherita ne entrerà nel dettaglio, e quindi tutta la parte diciamo di sviluppo della sanità territoriale, però muri, e poi dentro i muri bisogna mettere nelle case di comunità il personale che non c'è. Siamo in Veneto ancora senza una legge di riforma sulle IPA, eravamo tra gli ultimi a non avere le leggi sugli ambiti territoriali sociali, che sono quelli che devono prendere i soldi tra gli altri del sociale, della missione 5 del PNRR. Quindi una serie di difficoltà, di congiunture che rendono davvero difficile la situazione. Io mi fermo qui per il tempo assegnato e ovviamente a fronte dell'analisi poi ci sono le proposte, quindi adesso ci passiamo la palla, poi nel dibattito, perché la prima cosa in qualsiasi ambito è quella di dire: ma che cosa sta succedendo, perché sta succedendo, per poi trovare le soluzioni, che ovviamente abbiamo proposto in regione, adesso anche Jonathan vuole fare riferimento di quanto lavoro che con i nostri consiglieri regionali stanno facendo. A livello nazionale Andrea ci dice anche le battaglie che stiamo facendo per l'adeguato finanziamento, adesso magari ne parlerà più diritto, del nostro sistema sanitario nazionale. E quindi questa volontà di dire: noi la sanità pubblica la vogliamo
come patrimonio imprescindibile di una società giusta, di una società che vuole lasciare ai propri figli qualcosa di meraviglioso, e questa è una battaglia che dobbiamo fare tutti insieme con grande determinazione. Grazie mille.